Giovanna De Giudice, portavoce Forum Salute Mentale e Stop PG. Volevo chiederle, a 5 mesi dall'attuazione della legge, quali sono i rischi che si corrono e come possiamo fare per far sì che si attui? Cosa possiamo fare insieme per far sì che si attui? Stiamo parlando della legge 9, dell'articolo 3 ter, che parla di superamento degli OPG, anzi della chiusura degli OPG a febbraio del 2013. Siamo molto lontani da questo obiettivo, perché ancora negli OPG italiani ci sono 1.400-1.500 persone e le regioni italiane hanno fatto molto poco per riprendersi le loro persone, le persone del loro territorio nei dipartimenti di salute mentale di provenienza. Ma io pongo anche un altro problema. Alla fine, quando gli ospedali psichiatrici giudiziari, a partire da questa legge, saranno chiusi, saremo contenti? La legge dice che bisogna che le regioni italiane costruiscano delle strutture residenziali sanitarie per i folli rei. Queste strutture non rischiano di essere dei nuovi ospedali psichiatrici? Piccoli, ordinati, puliti, ben arredati, ma sempre chiusi, recintati, con spazi di segregazione e dove ancora una volta le persone saranno etichettate come i folli rei? E questa è la risposta alla seconda domanda che le volevo fare, che era appunto che rischi si correvano, che rischi si potevano avere a far chiudere gli OPG. Pongo un altro rischio. Le strutture italiane, le regioni italiane apriranno delle strutture secondo questa legge, e io parlo per dire della mia regione. La regione Friuli Venezia Giulia ha al momento 9 internati negli OPG italiani, eppure apre una struttura a 20 posti letto, ha fatto una delibera per aprire una struttura a 20 posti letto, e questi posti che rimarranno da chi saranno utilizzati? Io so che quando ci sono dei posti letto si occupano sempre, quindi ho paura che se questo viene ripetuto in tutte le regioni italiane, il numero complessivo di residenze che saranno superiori ai 70-80 offriranno alla nazione un numero di posti letto per persone con misura di sicurezza superiore a quella degli attuali OPG, e questo mi preoccupa molto. Preoccupa anche noi, speriamo che non facciano delle manovre strane. Dobbiamo lavorare insieme e continuare a discutere su queste cose. Grazie. Esatto, un'ultima domanda: cosa ne pensa di un'iniziativa come la Settimana della Salute Mentale? Credo che è un'iniziativa molto importante, perché è un'iniziativa che fa parlare la città, fa parlare le associazioni, fa parlare i protagonisti della salute mentale insieme, e queste situazioni devono moltiplicarsi, perché solo così potremo fare una salute mentale vera in un territorio. Grazie a voi.